shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can't feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one. Sembra strano perché in quel palazzo generalmente tante persone sono disposte a vendere ai genitori pur di restarci molto tempo, però io quando mi candidai per la prima volta nel 2012 dissi farò una legislatura e poi tornerò alla mia vita e come dire c'è vita anche al di fuori dei palazzi istituzionali, soprattutto oggi che poi in un certo senso il Parlamento, non soltanto quello italiano, è diventato un po' un simulacro della democrazia. Sappiate che le decisioni principali non vengono prese dai parlamenti repubblicani in Europa e non solo in Europa, vengono prese altrove. Dunque i cosiddetti rappresentanti in realtà non rappresentano più nessuno, tant'è che poi il 51% degli aventi diritto neppure va più a votare. Si installate dei sistemi di missilistici americani della NATO in Turchia. Si trovò un punto appunto di caduta. Oggi io vedo che nessuno, anzi, a me che risiede danno del tiro putiniano e tutte scemenze. Io proprio molto vicini al nostro paese. Lei ha già parlato due o tre volte di controinformazione nel suo libro che è appunto Scomode Verità, quindi già dal titolo si comprende un po' il senso di quello che lei vuole trasmettere ai lettori, di quello che è il messaggio che lei vuole veicolare. Perché ce l'ha tanto con i giornalisti? Io sono anche una giornalista ovviamente, però non mi sento chiamata in causa in questo caso perché ovviamente si parla di poteri forti, di grandi giornali internazionali anche. No, io non ce l'ho con la categoria in sé, anche perché reputo il mestiere del giornalista importante quanto quello del chirurgo. In un certo senso la corretta informazione salva delle vite. Quello che per me è diventato avvilente è il sistema informativo occidentale, soprattutto italiano, che è eticamente corrotto. Io vi faccio degli esempi, no? La RAI di fatto è in mano al governo, perché con la riforma di Renzi che viene fatta nel 2015, se non erro, si è passato da quella RAI lottizzata durante la Prima Repubblica, durante la quale RAI 1 era controllata dalla Democrazia Cristiana, RAI 2 dal Partito Socialista, RAI 3 dal Partito Comunista, paradossalmente era più democratico quel sistema, ad un sistema attuale dove è il governo che decide fondamentalmente le nomine principali. Dunque la RAI è controllata dal governo. Mediaset è di Berlusconi, ora è morto il caposchipite, ma comunque resta tra l'altro un impero mediatico costruito anche spesso grazie a decisioni torbide. Pensate ai principali quotidiani. Il Messaggero appartiene a un costruttore importante di Roma, il gruppo Caltagirone. Il Giornale, Libero e Il Tempo se ne è comprato, già prima era proprietario, ma ora si è comprato pure Il Giornale, un senatore della Lega che si chiama Angelucci, tra l'altro uno dei senatori più assenteisti della storia repubblicana. Dunque un senatore della Lega, prima era di Forza Italia, è proprietario di questi giornali. Saranno giornali liberi? Poi c'è il gruppo El Caranielli, teoricamente quelli bravi di sinistra, progressisti, va di moda questo termine oggi. E fondamentalmente il gruppo El Caranielli utilizza i propri giornali, Repubblica, Il Secolo XIX, La Stampa, essenzialmente per salvaguardare degli interessi che nulla hanno a che vedere con la libertà di stampa. Questo è il sistema fondamentalmente. Poi esistono sì giornali, magari della stampa locale, più liberi o editori, i cosiddetti editori puri. Cairo ha proprietario del Corriere della Sera, io non amo la linea del Corriere della Sera, ma quantomeno è un editore puro, cioè il suo business principale è l'informazione. Nel momento in cui esistono invece così tanti editori impuri, persone che posseggono dei giornali e li utilizzano essenzialmente per supportare determinate anche aziende o decisioni imprenditoriali che nulla hanno a che vedere ripeto, con la libertà di informazione, lì casca tutto il sistema. Basti guardare la linea per me oscena di Repubblica anche rispetto al massacro di palestinesi, neanche si deve chiamare guerra quella che sta avvenendo a Gaza, perché è una fake news chiamare guerra un massacro di un popolo intero. Basti guardare la linea di Repubblica, diversi giornalisti se ne sono andati via da Repubblica negli ultimi mesi perché non tolleravano la cosiddetta scorta mediatica che questo giornale un tempo prestigioso oggi è diventato quello che è, fondamentalmente garantisce a... Questa è la mia opinione, queste sono opinioni, per l'amor di Dio, un gruppo di volgari assassini che sono i pezzi grossi appunto di Israele in questo momento. Le scomode verità chiaramente sono le mie verità, nel senso tutto quello che io scrivo è supportato da fonti e l'ho fatto apposta e spesso io utilizzo le stesse fonti occidentali o di sistema per smentire le palle che l'Occidente e il sistema ci fornisce quotidianamente, soprattutto attraverso i telegiornali. Però la scelta delle fonti è mia, sono io che mi sono andato a scegliere le fonti, per l'amor di Dio. Dunque, quello che io scrivo in questo libro non è il Vangelo. Però vi assicuro
che determinate informazioni che sono contenute in questo libro, se fossero garantite quotidianamente, cambierebbe la visione che la pubblica opinione ha in questo momento, sia del massacro dei palestinesi a Gaza, sia della guerra in Ucraina, per una guerra che in questo momento sta alimentando soprattutto il cosiddetto blocco occidentale. E io ripeto, sono terrorizzante, perché vedo che si sta andando dritti dritti verso un inasprimento del conflitto con potenzialità sì distruttive senza precedenti. Ed è bene e opportuno, come dire, alzare la testa e quantomeno iniziare a riflettere, a prendere coscienza di quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane, addirittura oggi, piuttosto che tra 3-4 mesi, quando potrebbe essere già troppo tardi. Prima dell'intervista che... Castello era un rudere, adesso è una bellezza, è un'attrazione, è un punto di forza e di vanto per il paese. E quindi qui partirà tante iniziative, come la pagina di questa sera. Noi volevamo farla al Castello, però viste anche le persone era più limitato, quindi anche il vento un po' che tira, quindi l'abbiamo fatta in piazza, ma questa è anche una magnifica... Una location fantastica, direi. Bellissima, bellissima. Io chiederei anche ad Alessandro un commento su questo borgo, perché so che sei arrivato nel pomeriggio, ti sei trovato bene, i tuoi bambini scorazzano qui da qualche parte. Sì, sì, hanno giocato a nascondino per il borgo e io non lo conoscevo, insomma... Questa zona non la conosco benissimo, anche se sono di Roma, sono stato più a Campo di Mele, da quell'altro versante, diciamo, della montagna. E invece mi ha stupito, appunto, soprattutto questa opera di restauro di questo castello di avvistamento medievale, che è una bellezza, per cui complimenti e mi auguro davvero che più persone possibili possano conoscere questo borgo e che questo borgo possa diventare uno dei borghi più belli d'Italia. Tra qualche istante ci sarà il firmacopie, come vi ho detto anche all'inizio, con la libreria Mondadori di Cassino. Ci sono i libri a disposizione per chi volesse acquistarli, molti sicuramente già l'hanno fatto, lo hanno portato da casa, io il mio già l'ho fatto firmare. C'è però un pensiero per lei. Volevo finire i ringraziamenti intanto. No, quindi diciamo, questa sera penso che facciamo un'altra pagina di storia, perché iniziare siamo pochi di... perché per cambiare l'Italia ci vogliamo molti di più, però così si vincono le battaglie, si vincono le guerre, nel senso buono, ma si cambia l'Italia, si cambiano i paesi. Noi qui portiamo la nostra battaglia, è quella di aggregarsi, piccoli paesi che si mettono insieme per andare avanti, per fare più forza, per promuovere i nostri territori e senza invidia. Quindi ieri sera abbiamo fatto un'altra manifestazione in cui erano presenti i comuni di Ausonia, Coreno, i paesi limitrofi, c'erano 500 persone che tutti venivano a vedere, i bambini, i figli, i nipoti, quindi i nonni, quelle sono le soddisfazioni. Quindi se noi riusciamo a dare un messaggio di speranza, è chiaro quale speranza, come la facciamo questa battaglia, come si fa a fare, a cambiare, andare oltre i partiti, oltre le idee, la democrazia rappresentativa che finisce, cioè facciamo la riforma che non si sa quale riforma si fa, quindi voglio dire un grosso punto interrogativo, però si inizia, si va avanti e mano a mano si vincerà, si cambierà, perché poi l'epoca, gli anni fanno sempre il cambiamento. Ringrazio Lorenza che ci accompagna sempre, dell'universo, ma la libreria Mondadori che è stata presente, ci ha dato possibilità di portare i libri. Ringrazio l'amministrazione tutta, la giunta, i consiglieri comunali, i dipendenti comunali, i ragazzi del servizio civile, l'associazione carabinieri, la protezione civile, le forze dell'ordine, i carabinieri. Saluto tutti i rappresentanti delle amministrazioni che ci hanno voluto onorare e hanno partecipato a questa bellissima serata. Ringrazio tutti voi cittadini, amici, persone che sono venute da fuori, che avete dato a noi l'onore di venire qua, di far conoscere il nostro paese e di aprire questa pagina di speranza. Quindi io non rubo altro tempo e lascio ad Alessandro la firma. Dobbiamo dare un pensiero, sì. So. Infatti adesso... E grazie di arriva nuovo, buonasera pensiero a tutti. Sindaco, sarà lei a consegnarlo, immagino, da parte della comunità di Castro dei Volsci, che è... ci sono? Stanno arrivando, vediamo allora, si stanno preparando. È un comune della provincia di Frosinone che è gemellato con Castelnuovo Parano. Stanno arrivando per portarle un presente. Prego, facciamo un applauso.
Aspettate, arrivo col microfono, scusate. Lo statuto dell'associazione nostra che è gemellato con Castelnuovo Arano, che presta servizio, e la penna, diciamo, che rappresenta il nostro gruppo. Scusate l'emozione. Grazie. E allora, grazie davvero a tutti voi per essere stati presenti questa sera, grazie all'amministrazione comunale, anche a tutti i consiglieri comunali di Castelnuovo che prima non ho avuto modo di salutare, che hanno organizzato questa serata, grazie ad Alessandro Minci che è stato un po' la mente, ma grazie soprattutto ad Alessandro Di Battista a cui tributerei l'ultimo applauso. E adesso il firmacopie. Io direi ai rappresentanti dell'amministrazione se vogliono fare una foto tutti insieme qua, no? Se Alessandro, vengono qui.